Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere una ricetta bellina bellina con una farina molto speciale al lampone. Faremo una Saint-Honoré fatta con una base croccante con mandorla, cocco e lampone, con sopra una composta di lamponi e cremoso al cioccolato, una mousse alla vaniglia, bignè a girare fatti con cosa? Sempre la fruttarina al lampone. Iniziamo dalla base. Mescoliamo assieme in una ciotola le polveri. Abbiamo farina di cocco, zucchero semolato, un pizzico di sale e la farina al lampone, profumatissima. Ogni volta che si prepara una ricetta, ovviamente con delle polveri all'interno, si mescolano sempre assieme. Una volta mescolato il tutto, prendiamo la nostra planetaria. Se non avete la planetaria a casa, usate che cosa? Braccia e ciotola. Burro morbido, mandorle a fette, polveri mescolate assieme. E la bacca di vaniglia, prendiamo un tagliere, la dividiamo a metà e estraiamo i semini. Adesso che tutti gli ingredienti sono in planetaria, con la foglia mescolo fino a che non ottengo un composto omogeneo. Quando l'impasto è pronto, quindi omogenizzato, non facciamo altro che prendere due foglie di carta forno e lo stendiamo al suo interno, sottile sottile. Questo è il risultato. Altro pezzo di carta forno. Stendiamo ad un'altezza di circa 4 mm. Si vedono tutti i puntini rossi del lampone, bellissimo. A questo punto metto su una teglia, metto in congelatore per circa 10 minuti. Quando è bello raffreddato, sfilo, coppo della dimensione desiderata, in forno a 150 gradi per 20 minuti. Una volta levato dal forno, leviamo subito l'anello, altrimenti rimane attaccato e il nostro fondo croccante è pronto. Dopo 20 minuti di cottura il risultato è fenomenale. Fondo croccantino con cocco e lampone, pronto. Andiamo avanti con la nostra ricetta. Facciamo che cosa? Il bignè. Il bignè è classico ma con dentro la fruttarina al lampone. Come si fa? Così. Abbiamo acqua in un pentolino, aggiungo poi burro a cubetti, sale e poi ho la mia fruttarina al lato e due uova. Appena sfiora il bollore, spengo il fuoco. Metto la mia fruttarina al lampone all'interno e mescolo. Così. Fino ad ottenere un composto liscio. Ritorniamo sul fuoco, fuoco medio, e asciughiamo l'impasto. Forma praticamente una pellicina sul fondo della pentola. L'impasto è pronto, lo versiamo al suo interno. Adesso uniamo le nostre uova, una alla volta. Eccolo qua, patachou è pronto, un impasto di patachou non classico ma al lampone. Prendiamo una sac à poche, mettiamo il nostro impasto all'interno. Sac à poche pronta, adesso non facciamo altro che stendere il nostro patachou, come così. Mi sono preparato una teglia con un tappetino microforato e faccio la mia spunzonata di vignette, così. Adesso andiamo in forno, ma prima di andare in forno cosa facciamo? Il craquelin non è altro che un impasto croccantino che andiamo a fare e mettere al di sopra di ogni bignè. Quindi quando va in forno si forma questo craquelin, quindi questo croccantino è uno spettacolo. Fatto con che cosa? Con la fruttarina al lampone. Facciamo il nostro impasto del craquelin, mettiamo burro, zucchero semolato di canna, fruttarina al lampone. Mescoliamo i nostri ingredienti assieme e formiamo una pallina. Quando l'impasto è così, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per la base croccante. Due foglie di carta forno, lo stendiamo, ma in questo caso sottilissimo, deve essere quasi un velo. Il mio impasto l'ho tirato sottilissimo, adesso è raffreddato, vi faccio vedere come fare. Con un coppapasta, piccolino, coppiamo. Sottilissimo, croccantino, va al di sopra di ogni bignè, così. E che cosa succede? Quando va in forno, in cottura, si unisce al nostro bignè e diventa un biscottino croccantino. Quindi il bignè in sé per sé è salato, perché non c'è zucchero al suo interno. Però sopra c'è questo biscottino zuccherato croccantino che è uno spettacolo. Adesso che i miei bignè hanno tutti il craquelin al di sopra, vado in forno a 180, forno ventilato per 20 minuti. Fine. Andiamo avanti con la crema pasticcera. I nostri bignè sono in forno che stanno cuocendo. Come si fa? Così. Prima di tutto prendiamo panna liquida, mettiamo nel pentolino. Latte, le bacche di vaniglia, quelle che ho utilizzato prima per la base croccante, invece che tirarle via, le utilizzo per la mia crema. Così non abbiamo sprechi. Il tuorlo,
Lo metto dentro una ciotola separata. Zucchero semolato, amido di mais, amido di riso, che andranno dentro la ricetta dopo. Prima montiamo il tutto. Una volta montato il nostro zucchero con il tuorlo, quindi avendo questo composto bello gonfio, buttiamo dentro i nostri amidi. Amido di riso, amido di mais. Quindi mescolo bene. Una volta mescolati i miei amidi con lo zucchero e il tuorlo, ottengo questo composto. Adesso accendo il fuoco. Mentre latte e panna sta per bollire, preparo la mia teglia, pellicola alimentare. Quando la crema sarà pronta, la butterò al suo interno. Sfiora il bollore, verso. Mescoliamo il tutto e riversiamo al suo interno. Riportiamo sul fuoco e portiamo a bollore. Appena sfiora il bollore, è pronta. Bella lucida, bella gonfia. Così. Chiudiamo a fazzoletto e mettiamo a raffreddare per circa 20 minuti in freezer. Abbiamo i bignè in forno, ho fatto la crema pasticcera, adesso facciamo un cremoso al cioccolato. Come si fa? Così. In un pentolino mettiamo latte, panna, in un contenitore mettiamo tuorlo e zucchero semolato. Montiamo il tutto. Una volta che il nostro impasto è gonfio, accendo il fuoco. Sfiora il bollore, versiamo, mescoliamo e riversiamo dentro il pentolino. Ci siamo. Verso di nuovo sul cioccolato stavolta. Blender immersione. Il nostro cremoso al cioccolato è pronto. Si chiama cremoso perché è una crema praticamente. Uno stampo più piccolo rispetto alla nostra base, che rimane un pochino più larga. Pellicola trasparente. Mettiamo sotto e ci creiamo il nostro stampo praticamente. Un bel disco di pellicola sotto, sottile. Verseremo circa un centimetro, non di più, del nostro cremoso. Adesso che ho versato il mio cremoso, andiamo nel congelatore per circa 15-20 minuti e al di sopra butteremo la nostra composta di lamponi, che vi faccio vedere come si fa adesso. Semplicissimo. Lamponi freschi, zucchero semolato, scorzetta di lime. Adesso metto il lime, quindi un pochino di acidità, serve per non farlo ossidare. Un po' di acido citrico, è bellissimo perché poi dopo rimane bella bella lucida la composta. Lasciamo sobbollire la nostra composta per circa 10-15 minuti. Grazie allo zucchero diventerà gelatinosa praticamente, diventerà collosa. A quel punto lì la verserò al di sopra del mio cremoso, il mio disco di cremoso. Metterò di nuovo in freezer per altri 15-20 minuti e avrò un disco finito. Ecco il mio inserto finito. Non ho fatto altro che versare la mia composta al di sopra del cremoso e questo è il risultato. Vado a metterla al di sopra della base. Metto a riposare di nuovo in frigorifero. Adesso andiamo a finire i nostri beignet, come così. Mi sono sciolto un pochino di cioccolato Ruby. Ho portato a 45 gradi, adesso vi faccio vedere come temperarlo. Andiamo sul banco. Lasciamo una piccola quantità all'interno della ciotola e iniziamo a temperare la nostra cioccolata. Quindi la stendiamo così a 27 gradi sul banco, poi riandiamo in ciotola e arriviamo a 27 e mezzo. Controlliamo la temperatura, andiamo dentro la nostra ciotola, mescoliamo di nuovo e il nostro cioccolato è in tempera. Metterò il beignet all'interno del cioccolato in tempera, poi lo metterò all'interno, frigorifero e poi il risultato lo vedrete. Mettiamo i nostri beignet in frigorifero a freddare, quando il cioccolato sarà cristallizzato, 5-10 minuti massimo, li riempiamo tutti con la crema pasticcera. Andiamo avanti con la nostra ricetta. Prendiamo il nostro fondo croccante, la crema pasticcera, facciamo un piccolo giro di crema pasticcera per fermare i nostri beignet. Li buchiamo così, diamo un beccuccio e intanto li riempiamo. Tac. Mettiamo tutti i nostri beignet a girare. Finiamo adesso la nostra torta. Dobbiamo preparare la nostra mousse alla vaniglia, che non è altro che una namelaca con cioccolato bianco e bacca di vaniglia. Come si fa? Così. In un pentolino mettiamo panna liquida, latte, glucosio tende a diventare duro, quindi come si fa? Si mette un attimo in microonde e diventa liquido. Mi sono preparato la gelatina in fogli tagliate a pezzettini, ho messo 5 volte il peso della gelatina di acqua fredda. Cioccolato bianco al lato, adesso porto ad ebollizione, verserò poi sul cioccolato bianco con la gelatina idratata. Bacca di vaniglia, immancabile, prendiamo, la tagliamo a metà, la apriamo e delicatamente premiamo
Tira via tutti i semini e li mettiamo all'interno. Bollore, leviamo e versiamo. Abbiamo latte, panna, glucosio, cioccolato bianco, bacca di vaniglia e adesso emulsioniamo. Una melaka frullata pronta, basta poco veramente, l'emulsione è fatta. A questo punto non rimane che coprire con pellicola a contatto. Pellicola a contatto, si prende un bel pezzo di pellicola. A contatto significa che con il pugno della mano portiamo a toccare la pellicola, così non si crea nessun tipo di film. Mettiamo a raffreddare la nostra namelaka per 12 ore in frigorifero. Il giorno dopo la prendiamo e la montiamo con la frusta in planetaria, fino ad avere una consistenza montata ma cremosissima, perché namelaka vuol dire cremosa, cremosa, cremosa. Io me la sono già preparata, ovviamente l'ho fatta già raffreddare 12 ore fa, adesso l'ho montata, la metto dentro una sacca poche con beccuccio Saint-Honoré e vado a decorare la mia torta. La nostra mousse è pronta e raffreddata, andiamo a decorare la nostra torta, molto semplicemente. Pigiamo e andiamo via. Pigiamo e andiamo via. Pigiamo e andiamo via. Centro di nuovo. Centro di nuovo, centro, bignè già riempito al centro, e questo è come si fa il dressaggio con la sacca a poche Saint-Honoré. Finiamo la nostra torta, prendiamo un lamponcino, cerchiamo di dimensione piccolina, con un pochino di gelatina non faccio altro che fare un puntino qui, taglio il lampone a metà e lo vado ad appoggiare sopra, così. Mettiamo un altro po' di lamponi. Volta li mettiamo qua, foglioline di menta. Adesso andiamo a prendere la nostra gelatina piccolina, bellina, e facciamo dei piccoli puntini sopra ogni beccuccio. Eccola qua, la mia Saint-Honoré al lampone è pronta, fatta con fruttarine al lampone, ovviamente ci sono bignè al lampone riempiti con crema pasticcera con un craquelin al lampone, sotto un fondino croccante al lampone, una composta di lampone, un cremoso al cioccolato e una mousse alla vaniglia. Eccola qua.